No, non è il vostro computer che funziona male, non ha registrato l'audio della live, o meglio, ha registrato l'audio del gioco e non quello che dicevo io perché mi ero scordato di smutare il microfono. Tranquilli, non dura molto. Ho accelerato il video il più possibile cercando di renderlo comprensibile ugualmente. A subito! Metà live e sento nelle cuffie. Metà live senza audio, fa niente, va bene. Allora, stiamo andando a portare a Linköping in Svezia un serbatoio, che è questo qui che sto andando testé ora a caricare. Toccandoci dentro quasi, ma va bene. Retromarcina e via. Tanto io comunque stavo litigando con l'audio È ora di andare. del gioco. Overlay. Interessante che per me il cursore ha una a video, il cursore ha una corsa di tot millimetri che corrisponde esattamente a un sesto di quella reale. Quindi, vabbè, andiamo a Linköping, va. Voltare a destra. E andiamo, ma andiamo a Linköping, va. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Un povero camion. Voltare a sinistra. È un po' carichino per il motore che ho. Ma no, c'ho 480, no, no. È il massimo che posso mettere. Però va lento perché poverino è lento. Sai com'è. Ricordiamo che siete ancora per pochissimi giorni nel Subtember, quindi potete subare con lo sconto. Tenersi a destra Con e lo poi sconto uscire a a destra. 3,99, se non ricordo male, invece di 4,99. Uscire a destra. O uscire a destra. Oppure potete subare gratis con Amazon Prime, collegando il vostro Amazon Prime a Twitch, cosa che nessuno dei miei amici fa e nessuno dei miei amici viene a vedermi su Twitch, virgola, ecco, punto esclamativo. Non abbiamo più neanche i consueti ospiti, quindi boh. Diventa abbastanza triste la live. Come triste la live. Soltanto un anno dopo. Ah no. Quella era. Come triste Venezia. Intanto arriviamoci 80 però. Credo di esserci. Credo di esserci eppure proprio. No. Preciso no. Adesso ci andiamo precisi. 80, magari andiamo anche qualcosina in più e mettiamo il cruise se lo prende. Cruise control che originariamente ovviamente questo veicolo non aveva, ma noi l'abbiamo retrofittato e quindi c'è. Stiamo trasportando un serbatoio. Stiamo andando a Linköping in Svezia, appunto. E ci aspetta un viaggetto di 1374 chilometri, che non è male. Chiamo il navigatore per aggiungere una modalità leggermente più realistica, ma per un cazzo. Ma per un cazzo proprio. E
e proseguiamo per la nostra strada. Su questa stradina non ho probabilmente regolato bene il volante, ma vabbè, l'ho fatto nell'altro profilo e non in questo. Purtroppo devo rimettere il navigatore per sapere quante ore di sonno mi restano. 6 ore, ok. Vabbè, 6 ore, se le si fa. Ce le si fa e stiamo, ripeto, guidando un vecchio Iveco. Turbostar 380, poi sono 378 i cavalli, mamma mia, si approssima. Ce l'ho il clacson? Ce l'ho, quindi va bene. E ci apprestiamo a guidare per le strade della Repubblica Ceca o Cechia, che dir si voglia. E invece nella realtà sono seduto a casa mia senza bagno, perché ci sono stati gli operai e il pavimento non è ancora calpestabile. Le Sangrequest sono appena crashate, credo. Ha fatto il refresh di OBS e si è spento tutto. Ok, sono tornate. Tremate, le SR sono tornate. Che frenata hai fatto, Ciccio? Un dentro il retarder. Boom! Allora, faccio pure fuori strada perché sto guardando la OBS. Sto guardando la chat, ma in chat non c'è nessuno. Come al solito, aggiungerei. C'era un bel video di Senpai Gaming che guardavo ieri, che diceva: no, ma è importante nelle live che voi troviate qualcosa che gli altri non danno. Beh, ovviamente. No, beh, oddio, nelle cose vintage magari avrei potuto documentarmi su e trovare qualche notizia curiosa su 1984. A parte che è il titolo di un libro di George Orwell, che è 1948 al contrario, ma... Nel 1984 esce al cinema La storia infinita, film che portò al successo un giovane Noah Hathaway che precedentemente aveva recitato in Battlestar Galactica, il telefilm anni 70. Che è andato in onda dal 76 al 78 ed era un regattino, aveva 5 anni in Battlestar Galactica e 13 in La storia infinita. Film che Michael Ende, l'autore tedesco, se non ricordo male, olandese del romanzo, disconobbe. Io il libro non l'ho mai letto, quindi non so dirvi quanto è fedele. Se l'autore si è incazzato, penso poco. In compenso ho guardato il primo episodio di One Piece, o meglio metà del primo episodio di One Piece, il telefilm, la serie televisiva di Netflix, e io non conosco assolutamente One Piece il manga, quindi non so se è fedele, non è fedele. Devo dire che la premessa del mondo dei pirati è un pochino risibile e probabilmente lo è anche nel manga, quindi vabbè. Quello che posso dire della prima parte della serie TV è che non è male come è stata realizzata, come al solito è un prodotto Netflix, quindi si vede che ci hanno messo dei soldi. Il problema è che hanno usato degli stratagemmi per non far vedere che i fondali erano un po' tipo usare tanto i primi piani dei personaggi, il che
dà abbastanza spessore agli attori, ma il più delle volte il primo piano è fuori luogo. Nel senso che in quella situazione lì c'è uno che parla, magari fammi vedere dove sono invece che farmi vedere il suo primo piano strettissimo, magari mi interessa di più. E, bah, per il resto il protagonista Rufy o Lupi, che dir si voglia, è identico ma identico a Franco Franchi. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Però. Non conosco né l'anime né il manga, quindi non posso valutare adesso se è fedele, non è fedele o che cosa. Ma quello che ho visto io non è male, nel senso ha un effetto, un impatto migliore di quello che ebbe Cowboy Bebop, ecco, se devo valutare quello. Però non so di preciso com'è rispetto al manga, ecco, intendo dire. Chi conosce entrambi, manga, anime e serie TV, mi ha detto che hanno cambiato diverse cose e ne hanno edulcorate pesantemente altre. Che comunque è una roba che succede nelle trasposizioni in generale televisive dei manga, quindi negli anime. Quindi a maggior ragione immagino succeda in una serie live action. Anche se hanno detto che è super fedele, e anzi è stata fatta per invogliare nuovi lettori a cominciare a seguire il manga, che saranno tipo 5.000 capitoli, però fa niente, pubblicato dagli anni 90, cioè una roba devastante. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Quindi no, grazie. Uscire adesso. E quindi no, grazie, però vabbè, io non mi metterò a leggere One Piece per il telefilm e mi dispiace per gli autori. Peraltro visivamente, ecco, appunto, dicevo, visivamente hanno usato un po' di trucchi probabilmente per non far vedere, tipo i duelli di notte, le scene molto buie, o molto buie o molto illuminate in modo da distrarti. Da questo punto di vista qua mi ha ricordato un po' Transformer. Qui facevano movimenti di macchina ultra rapidi per sostanzialmente nascondere le magagne. Togliamo tutti gli specchietti, va dai, andiamo così, andiamo. Quanto mi devo girare per vederlo? Comunque, vabbè. Non penso che andrò avanti a vedere gli episodi successivi, ecco. Questo è quanto. Anche perché devo ancora recuperare alcuni episodi di Miraculous, che quindi non... il ponte a elica del DNA che avevamo visto andando. È una bella curva con un fiume là in fondo, mi sembra. No, non è un fiume, che cacchio dico. Non era un fiume, era una barriera antirumore. Complimenti, Gensa. Si vede che stamattina si è svegliato alle 6. Ecco. Per via degli operai, maledizione. Vabbè. Domenica. Non so se tornerà Bad Drivers of Italy, perché teoricamente dovrebbero far uscire i video a giovedì alterni, però giovedì scorso non è uscito, dovrebbe uscire domani. Vedremo, non dipende da me. Se no facciamo Bad Driver da qualche altra parte. Oppure commentiamo filmati su YouTube a caso.
potremmo ricominciare. Potremmo cominciare quel format che mi era venuto in mente, commentare i 5 Minute Craft. Anche se commentare i 5 Minute Craft ti mette a rischio di segnalazione per violazione di copyright. Già. Germania, siamo in Germania, in Sassonia precisamente, dove ci sono i sassoni, presumo. Questo è uno sbadiglio mio, non del mio camionista virtuale. Comunque alla prossima area di sosta, prima ho guardato, mancavano 4 ore, la prossima area di sosta converrà approfittarne, e converrà approfittarne anche a me, andarmi a prendere un bicchiere d'acqua, così. No, così sono costretto poi a dover usare il bagno. Accidenti, non c'ho il bagno, c'ho un secchio. Cavoli, vabbè. Ne verremo a capo. Ne verremo a capo in qualche modo. Forse. Domani. No, domani non verranno. Gli operai verranno venerdì. Ma venerdì dovrebbero finire tutto. Tutto. Forse. Spero. Anche perché senza bagno non è bello. A casa un bagno solo. Ho a caso un bagno solo, il parente più vicino è a 50 km. Sì, potrei suonare il campanello ai vicini di sotto. Tanto il mio Turbostar si è esibito in una frenata automatica che non gli ho chiesto. Una funzione super avanzata di cui questo camion non può essere dotato, il che mi dà l'idea di andare nelle opzioni appena mi fermo, disabilitare gli aiuti alla guida, cioè la frenata assistita. E no, cosa ho fatto? Ah, ok. Ma non sono in convoglio, posso cambiare le opzioni quando cacchio mi pare. Freno, motore automatico. Cruise control adattivo. Via. Prenota d'emergenza, disabilita. Ok, perfetto. Chiudi. E torniamo al volante. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Siamo. Casino, basta freccia. Choc. Realistico comunque. Ecco, il cruise control l'ho tolto adattivo, l'ho lasciato normale così. È più divertente. E non mi viene un crampo alla gamba, soprattutto, scusate, lo sbadiglio. Prossima area di sosta mi devo fermare per Foggia proprio. Devo essere, passiamo gli 80 così almeno variamo un attimo. 85, va bene. Uno svincolo che ignoreremo se tolto il cruise control. O semplicemente la salita. No, si è tolto. Si dovrebbe essere attivo. Sì, lo è. Ho visto un'uscita tra 500 metri, ho visto bene.
ma non è un'area di sosta, mi sa, no. Non è un benzinaio. Oh sì, boh. Nel frattempo ho cambiato corsia. No, non è un benzinaio. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Però devo effettivamente uscire qui, quindi va bene. Freniamo un attimo, perché sennò mi ribalto. Quello non è un'area di servizio, ma è l'indicazione. Madonna, ma è l'indicazione dell'autostrada. Madonna, quanto ho sbandato. Questa però è un'area di sosta di servizio, quindi Brandeburgo. L'altra volta qua mi sono ribaltato da solo. Vediamo se succederà anche questa volta. Intanto andiamo all'area di servizio. Shell. Sto ricalcolando il percorso. Ma in realtà il gasolio... Oh. Fai anche a meno. Andiamo a dormire. Qui vado proprio a dormire, cioè se trovo il posto, chiaramente. Ah no! Vabbè, devo andare in retro. Andiamo in retro. Andiamo in retro, cosa ti devo dire? Però mi serve lo specchietto, sennò... Serve lo specchietto. Problemi! Hazard, così ti levi dalle palle. Io me ne sbatto la minchia, vado in retro, ciccio. Problemi! Uffa! Vabbè. Però mi devo fermare io qua per forza. Vaffan bagno, vado a quella dopo, dai. Mi ho rotto le balle. Cazzi di NPC di merda. Riorientamento. Dove sto andando? Mamma mia! Guidare da fuori è un casino, eh. Guidare da fuori è un casino. Tanto vediamo quanto dista la prossima area di servizio, di sosta, quello che è. Dista tanto. Dista Berlino, cazzarola. Porca puttana. 1 ora e 40, tutta colpa di quell'NPC di merda. Fatti sbadiglia. Ah no, ti togli da solo. Ok, perfetto. Yumium. Adesso mi prendo una multa per eccesso di velocità, una multa per inosservanza dei tempi di guida. Scommettiamo. Tanto vi faccio vedere l'interno del camion, che proprio in curva ve lo faccio vedere l'interno.
Ma non tagliamole così tanto, però, le curve, dai. Va bene tagliarle un po', ma così se c'è. Ho dato un'altra corsia. Vabbè, niente, costretti da forze di causa maggiore, cioè da causa di forza maggiore, a posticipare la sosta ai box, cioè l'intervallo di riposo, ti appropinquiamo alla prima città grossa, che è Berlino, capitale della Germania riunificata, precedentemente capitale della Germania dell'Est. E vado a prendermi un bicchiere d'acqua, scusatemi. Un secondo, metto la pausa e vado a prendermi un bicchiere d'acqua, torno subito. Scusate l'attesa, la sosta è stata un po' più lunga del previsto, ho dovuto lavare i bicchieri perché erano pieni di polvere. Ed eccoci qui di nuovo al volante del nostro Turbo Star in direzione di Linköping in Svezia. Siamo partiti da Brno e adesso siamo in vista di Berlino, e tra poco prenderò una multa per inosservanza dei tempi di riposo. Tenersi a sinistra. O mi addormenterò mentre guido. Scelta. A scelta, vediamo, 86, intanto 86 km all'ora. Non sono una brutta andatura, eh. E ok, fuori dal limite, però. Sei molto stanco. Berlino. Mi piacerebbe trovare un posto dove fermarmi. Vediamo la mappa un po'. Potrei uscire, però uscire perdo un sacco di tempo. Uscire tiro dritto, va. Uscire perdo un sacco di tempo. E non uscire potrebbe essere tragico, ma comunque tiriamo dritti lo stesso. Vorrei evitare di... però cazzo, anche qua, Tenersi a sinistra. No, stiamo a sinistra, sono molto stanco, lo so che sono molto stanco. Lo vedo, madonna, qua era il posto giusto, guarda lì a destra. A sinistra, cioè. Lì c'è un posto dove dormire. Uscendo qua. Ok, dai, andiamoci. Cos'è, Berlino? Karls... Vabbè, Ausfahrt! Sto cercando un nuovo. Ausfahrtiamo! È più vicino che quello là. Quindi sì, va bene. No, grazie. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Cerchiamo un nuovo percorso. Ah, è rosso. Fermiamoci. Destra, sinistra, destra, sinistra, sinistra. Forse. Spegniamo le luci che tanto non servono. Riorientamento. Ecco, abbiamo fatto una piccola deviazione. Sto ricalcolando il percorso. Per trovare un posto dove riposare. Appena possibile, invertire il senso di marcia. Sì, ok, bravo. Ma no, qua devo andare dritto, devo girare in fondo. Andiamo dritti. Non importa, troverò un nuovo percorso.
girato in città qui per dormire. Si prega invertire il senso di marcia. Sì, sì, poi inverto il senso di marcia, non rompere. Tanto la città è fatta abbastanza bene, devo dire. Sono belli questi edifici. Cosa dice là? Ah, un po' di vie, un po' di indicazioni. Peccato le croci. Possono disattivare, non è bellissimo. Bar insegna Coca-Cola. Sto cercando un nuovo percorso. Sì, lo so che sono molto stanco. Invertire lo so. Il senso di marcia. Lo so. Cacchio. Non importa, troverò un nuovo percorso. Qua che devo girare. Si prega di invertire il senso di marcia appena possibile. Danno semirimorchio 1%, perché? Perché l'ho presa stretta e non l'ho visto. Dove cazzo mi sto infognando? Ah. Lì. Vabbè, danno semirimorchio. Cioccato una macchina. Ma. Ma dove cazzo sto andando? Dai, arrivo al posto dove dormire lì. Ah sì, e sai cosa faccio io? Alla bocca. Sai cosa faccio io? Vaffanculo il realismo. Non vedo una sega. Sono andato contro un muro. Vaffanculo il realismo, mi sbatto qua e dormo. Non mi dire che mi ho incastrato. Ma guarda te come cazzo mi sono incastrato, puttana. Questo è fanculo il realismo proprio, eh. Ma posso dormire qua? Ah sì, ma chi se ne frega! Qui no, devo andare lì dove c'è il camion. Ma che cazzo me ne frega a me, guarda. Ma... chi se ne frega? Bassa pressione aria. Vediamo che salga l'aria dei freni. Non è tanto bassa, dai. È a 2. Dai che devo andare a riprendere il camion. E rifaccio tutta la fila di macchine. Distruggo di nuovo la fila di macchine che ho distrutto prima. Adesso uscire di qua col semirimorchio sono cazzi, però. Non vedo un tubo. Mettiamoci al lavoro.
È che sto perdendo 3 ore per fare sta cosa. Senti. Ma non me ne sbatto i coglioni, guarda proprio. So quanti mila euro di multe pagherò. Mi son rotto le palle. Sto cazzo di parcheggio di merda. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Appena possibile, invertire il senso di marcia. E non va bene. Prepararsi a voltare a destra. Non ho capito, Fammi vedere i danni qua. 1% semirimorchio, 14% camion però. Porca cutrettola. Voltare a sinistra. Cos'è qua? No, non è qua. Non mi dici voltare a sinistra, voltare pizza, a sinistra. Foto. Voltiamo a sinistra qua. Prepararsi a voltare a destra. Mi mancano voltare ancora 900 km, non arrivo più. Ma giro qua in questo posto perché lì posso dormire e faccio prima che uscire a Berlino. Vaffanculo! Tanto di Demolition Derby. Volevo farvi vedere le luci anteriori. Tenersi a sinistra. Ecco, non ho fatto una cosa particolarmente realistica o rispettosa del codice, ma chi se ne frega, mi sono rotto le palle proprio. E avrei pure potuto fare la clip, ma me ne sono scordato. Cribbio. Tenersi a sinistra. Non c'è che farò direttamente l'elemento di evidenza. Infatti posso farla dopo la clip, guardando il voto. Che è intorno a... Oh, mamma mia. 1:10. Comunque sono già le 22:42, quindi, insomma... Questo viaggio sta diventando un po' più lungo del previsto e più solitario del previsto, perché io speravo che qualcuno arrivasse. Ehi là, salve! No, non è un cazzo di nessuno stasera. Che palle. Ho anche dimenticato di mettere l'illuminazione all'interno della cabina, così non vedete un Kaiser, visto che è notte. In gioco sono le 2 di mattina, quindi sapete com'è. Sì, sapete com'è, sono le 2 di mattina. E porca cutrettola, c'era qua un benzinaio. Cioè, ho fatto tutto sto casino, porco Giuda. Vabbè, fa più ridere la clip, dai. Il camion storto che non passa dal buco. Allora dico, vabbè, vaffanculo, sgancio tutto. Il domino delle macchine e via.
E via, via, via. Scusate se non dico niente, ma non ho idea di che cagate dire. Sta diventando... Fare le live sta diventando sempre peggio, perché, vabbè, purtroppo la carenza di interazione con gli spettatori, che magari passano, guardano e se ne vanno, diventa difficile poi streamare in queste condizioni qua, senza interazione con nessuno. E alcuni mi hanno suggerito di pensare al canale come se stesse cominciando da zero, e quindi portarti qualcuno per giocare, cosa che nelle altre serate succede. Ma Melchenburgo Pomerania non ho capito, non ho fatto in tempo a leggere. Pomerania e diventa sì interessante fino a un certo punto, dicevo, perché negli altri giorni della settimana ce l'ho qualcuno con cui interagire, ma il numero di spettatori rimane quello, la gente arriva, magari saluta e poi se ne va. Stasera non ha neanche nessuno ha salutato, e il contatore degli spettatori, se ho visto bene, è rimasto fisso a 1. Vabbè. Serata no. Ma sarà perché è metà settimana. Al lunedì, perché è inizio settimana. Al martedì, è perché è il secondo giorno dopo l'inizio della settimana. Il primo giorno dopo l'inizio della settimana. Al mercoledì, no, ma guarda, non c'è nessuno perché è metà settimana. Al giovedì è perché domani è venerdì. Al venerdì, ma chi vuoi che venga in streaming? Domani è sabato. Al sabato, ma sabato sono tutti fuori. Alla domenica, tanto lunedì si va a lavorare, e quindi in streaming alle 21:30 non c'è mai un cazzo di nessuno. Detto ciò, domani guardiamo Takeshi's Castle, almeno dovremmo. Sempre che non decida di fregarmene e di dire va bene, non streamo. Che può succedere. Poi venerdì torna GTA, sabato dovrebbe tornare Paladins, domenica Euro Truck Simulator 2 e forse preceduto da Bad Drivers of Italy o commentiamo YouTube o preceduto da non so cosa. Idea di cosa farò domani. Intanto mancano 737 chilometri all'arrivo. Tenersi a sinistra. E non mi passa più. Sono già a sinistra. Ah, mi passano lanciatissimi pullman. Tenersi a sinistra. Ecco, devo dire comunque che il Turbo Star viaggia bene, molto fluido, molto sì, questa mod anche fatta piuttosto bene. Ho notato che ha dei problemi, l'avete visto prima, su alcune texture che vengono fuori gli scacchi rosa, e ho visto sul forum di mod di un editor delle skin, delle mod di Mod Studio 2, un possibile workaround per questa cosa qui delle texture a scacchi rosa che praticamente sono state salvate male, bisogna risalvarle, cose del genere. Cose che non ho intenzione di fare su una mod che non è mia. Bravo, bravo, momenti. Tenersi a destra e poi voltare a destra. Spero che quell'NPC superi a destra, esca a destra, così lo tampono. No, è andato. No, è girato invece. Oh, allora lo posso tamponare. Mi ha tagliato la strada, mi devo vendicare in qualche modo, no?
tenersi a destra e poi uscire a destra. Limite dei 60, sto andando a 85. Uscire a destra. Eccolo qua lo stronzo, dov'è? Mettiamo la freccia dalla parte giusta. Tac, tac. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Ok. Voltare a sinistra e voltiamo a sinistra. Poi se lo prendo col rimorchio me ne frego. Me ne frego! Ah, mamma mia. Ah, il traghetto. 688 km. Ah, ma c'era il traghetto. Me l'avevo dimenticato. Limite di 30. Me l'avevo dimenticato il traghetto. Adesso cerchiamo di prenderlo giusto, però, di non prendere la corsia sbagliata. Ho capito 30. Cazzo, se vado a 30 ci impiego 2 ore a attraversare il piazzale. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Io metto addirittura il cruise control a 30 all'ora. Può, eh? Uscire con la macchina adesso. No. Con l'auto no. Con l'auto vera intendo, non si può. Andare minimo a 50 km all'ora. O 40, non mi ricordo. No, 40, minimo 40. Ok, dai. È qui che ci si imbarca, sì. Ci si imbarca per il traghetto, sul traghetto per la Svezia. Problemi. Ma sto cazzo di coso stretto, porca puttana. Perdo un sacco di tempo, sto ricalcolando la minchia. Questa cosa qua del traghetto è veramente ridicola. Perdere le ore per cosa? Che hanno fatto il finto gate lì troppo stretto. Entrato nel traghetto a 50 all'ora. Ah, mamma mia. Questo viaggio sta diventando... Allora, adesso non mi ricordo più dove cazzo devo andare. Linköping. Jönköping. Linköping è qua. L'altro traghetto dove va? Ok, dai, andiamo qua a Trelleborg. Non importa, troverò un nuovo percorso. Però questo video potrebbe diventare interessante come quantità di cazzate per minuto che ho fatto, eh. Ha poca aria nel sistema frenante, me lo sbatti coglioni. E siamo in Svezia. Patria della Volvo. Prepararsi e della Scania. A voltare a sinistra.
Scania, che è stata comprata dal gruppo Volkswagen. Voltare a sinistra. Per provare a risollevare le sorti della MAN. Prendere la prima uscita. Che è in discreta crisi. E Scania è proprio uno dei loro principali. E Scania è proprio uno dei loro principali concorrenti. Quindi la cosa diventa interessante. Bello è che quando io guardo la live non c'è la musica. E la domanda è: ma c'è anche quando la guardo? Quando non la guardo, insomma. La guardo o non la guardo? Vabbè, andiamo verso Malmö. Centrum. Via via, dai, via via via. Mi sono dimenticato di clippare anche i problemi a entrare nel gate. Siamo a Malmö. Ma aspetta, io ho un audio problemi da qualche parte. No, non ce l'ho. Su questo. Miami. Che fa rima con problemi, però. Prendere la prima uscita. Ah. Mamma mia, meno male che me ne sono accorto. Andare dritto. Meno male che c'è. No, meno male che me ne sono accorto. Meno male che ci sono i freni. Porca miseria. Se no, boom, danno 30%. Sfasciavo il camion. Alle 22:58. Mi mancano ancora 414 km. Non arriverò mai più. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Voltare a sinistra, vai, voltiamo a sinistra. I pedali che scricchiolano. Vitas Power, questo Vitas Power qui che a momenti gli andavo in pieno nella fiancata. Adesso il mistero è: avrò abbastanza gasolio per arrivare in fondo? Sì, penso di sì. Questo camion non ha il computer di bordo, quindi non so esattamente quanta autonomia ho. Non sapendo quanto consuma, non posso calcolare la spanne. Purtroppo. Quella è una cosa figa che c'è sui veicoli nuovi, il computer di bordo che ti dice le distanze. Qui ne è uno simulato, vabbè. Vabbè, potrei dire che è il TomTom lì che mi dà più o meno l'autonomia, dai. In realtà non la so l'autonomia, quello è bello. Helsingborg. Andiamo in questa ridente località che cacchio ci avrà da ridere poi. A 375 km da Linköping. Ma al momento stiamo passando da Krop.
forse Krupp. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra e usciamo a destra. Uscire a destra. Per Stoccolma. Che palle, Stoccolma. No, vabbè. Non faceva ridere, lo so. Ma la risata ce la metto lo stesso. Che sennò non si capisce che è una battuta. Come nei telefilm americani. Come dicevamo l'altra sera in Troppo Forte, cioè Sledgehammer, misero le risate finte perché altrimenti il pubblico non capiva che erano battute. In effetti non erano buffissime le battute, eh? Non erano particolarmente spiritose, però Orgrenlanga, qualcosa del genere, non importa, c'è qualche svedese che per caso mi sta ascoltando, ma chi c'è che mi sta ascoltando, inorridisce per come pronunci i nomi dei paesi, ma fa niente. Più che altro volevo provare a fare la live in inglese, ma non so da che parte cominciare. Something like I like to make the streaming in English, but I don't know how to start, so I speak on Italian. Even if I can say something in English now and then, if andare dritto. If it can be interesting to widen the as said Matteo Renzi, the audience. Of the streaming, but it may be fun for English speaking people listening to an Italian dude trying to say something that makes sense. If you promise you don't laugh, I try to speak English for the rest of the live streaming, but who cares, because I have one viewer and that viewer is Saribot. That's a anti-bot bot that watches the channel and then kicks and bans the bots who enter the live streaming, or better, the chat. Ma torniamo a dire vaccate in italiano, che mi viene molto meglio. Non è vero, mi viene male uguale, perché sto per esaurire le idee. Siamo in Svezia, patria della Volvo, della Scania e dell'IKEA. E effettivamente l'IKEA è famosissima, è uno dei marchi svedesi più famosi al mondo, insieme a Scania e Volvo. Ho scoperto che c'è un'azienda automobilistica storica tenersi a sinistra. Norvegese, che produce anche lei camion e di cui ci sono le mod per inserire questi camion in Euro Truck Simulator 2. Ovviamente il numero di camion ufficiali in Euro Truck Simulator 2 è dato da questione di licenza. Naturalmente nessuno va a chiedere i diritti di uso a chi si mette lì e si disegna le mod, anche se tecnicamente sarebbero in violazione del diritto d'autore, ma chi se ne frega. Anche il multistreaming sarebbe in violazione delle policy di Twitch, ma tanti lo fanno e tanto i piccoli canali non verranno mai sanzionati. Infatti, appena scopro come fare, potrei tentare anch'io di lanciarmi nella magia del multistreaming anche su YouTube. Anche se YouTube con le live rende meno, quindi vorrei fare le live su TikTok, ma per fare le live su TikTok bisogna avere
1000 iscritti e io 1000 iscritti, col cavolo che ce li ho qui su Twitch, e probabilmente il 75% di questi 1000 iscritti non leggono più e o sono bot, non guardano più e o sono bot, e questo è un problema un po' per tutti. Io ho messo dei batch di short su TikTok, però secondo me sono fuori target su TikTok, quindi i TikToker non mi cacano. Uh, 221 km, dai che ce la facciamo, dai. Troppe di eresi, non lo leggo, mi vergogno. Vernamo probabilmente sì, sembra più Varnamo, sembra più che altro Veneto. 208 7 6 km, ma sì, abbiamo un quarto di serbatoio, chi se ne frega. Andiamo a vedere bene quanta benzina abbiamo. Benzina, mezzo serbatoio, a voglia. Con mezzo serbatoio siamo arrivati qua. ...192 km, ci siamo quasi, we're almost done, almost arrived to tenersi a destra, Linköping, a destra. Usciamo, let's get out for Stockholm. Taking the direction of Stockholm. Jönköping, adesso siamo a Jönköping, perché no, probabilmente è proprio Jönköping, probabilmente si legge, perché se la O con la diesi più consonante in teoria si legge J, quindi questo spiega perché molte band svedesi pronunciano chip, ship, perché suppongo io abbiano quel suono lì nella loro lingua. Enkhagen, ho visto bene, Enkhagen fa ridere in italiano, eh? Enkhagen, anche qua sembra un po' veneto. Enkhagen ados. Già. Oh yeah. Ci sta. Beautiful. Allora, yellow, gruppo svizzero. Ah, dicevo che passo dall'italiano all'inglese, al dialetto finto, al gramlot, così, a caso. Vabbè. Potrebbe essere una particolarità di questa live, ma quando c'è Mr. John, ma che è il mostro di Loch? È il mostro di Loch Ness. Che è quella roba, quelle sculture lì, che sono? C'è un'altra scultura. Ah no, sono dei personaggi di un cartone svedese famoso. Sì, c'è la loro casa, tipo da qualche parte in Svezia. Si vede che qui hanno, quelli che promotano hanno pensato bene di farla. Credo che siano nel nord Europa, perché nord-est Europa, perché hanno fatto molto bene molte cose nel nord-est Europa. Presumo che siano lì. Ho scoperto che esiste un'altra serie di mappe carina che aggiunge la Grecia, dovrebbe essere le Mario Maps. Mi riservo di andare a controllare poi
su Google che compie 25 anni nei prossimi giorni. E invece noi siamo a 111 km dall'arrivo. E c'è un'area di sosta che non userò, tanto mi manca 1 ora e 28, 6 ore di sosta a riposo, a voglia proprio, eh. Che qua mi sa che c'è solo la sosta, non c'è la benzina, c'è il gasolio, non lo vedo ancora, vediamo. Sì, è solo caffè, solo sosta. Ah, di solo sosta, bella grande, tra l'altro ce l'abbiamo anche qui da noi in autostrada. Bella questa autostrada svedese, tra l'altro. Sì, sono in mezzo alle, sono in mezzo alle balle e sto impedendo all'autobus di superarmi, lo so. Ne sono conscio e lo faccio anche un po' apposta. Come guasto il motore? Guasto il motore, si è spento. Il gioco mi punisce perché non ho fatto passare l'autobus, quindi mi propina un bel guasto al motore, così rallento e via. Sì, è quello. Oppa, non lo fai, fan bagno anche te, ho sbandato, su, lo fanno gli NPC, lo fanno. Venirti addosso, no, quello sono io. Perché sto guidando con due dita così, male. No, è che mi si è spostata la sedia, per cui non ho più controllo sul volante. Sono tutto storto. Mi sembra di guidare la Lancia Stratos, che non ho mai guidato, però mi dicono che è tutta storta. A 65 km, dai che ce la facciamo, dai. 48, perché ho letto 65? Vabbè, era 55. 46... due aerei, quindi dovremmo essere alla Saab, quindi alla Scania. E un po' anche all'Iveco, visto che la Saab è stata distribuita nella catena di distribuzione Fiat per qualche anno e faceva delle auto in comune con Lancia e Fiat, appunto. La Y10 è uscita in Svezia col marchio Saab, così come la Delta. Si chiamavano in un altro modo. Ma dovremmo essere quasi arrivé. Credo, Sì. Tenersi a destra. Linköping destra. Destra, credo, non lo so, non ho letto comunque. Siamo alla nostra uscita. Era Östra, probabilmente. Vabbè, quello che è, usciamo, dai. Usciamo, allora, siamo quasi arrivati. We are almost at our destination. That. E prepararsi a voltare a destra. Firm out there. Linköping esplorata. Ah no. No, is the IKEA or IKEA? I che ne so. Ah! Ah!
My dear, I almost crashed my truck because I was so much faster. Like I am almost now. Let's see with external view. So I need to park in white spot behind me. So since I am too much close, I speak Italian, insomma una roba, a strange language that I almost invented now. Okay. Back. Turn. Too much. No. I can't. Absolutely, I can't do it. But it's the last maneuver. I mean, now.